Orfico non è quel grumo di nomi in cui una luce si credette rappresa, la storia di una glissante discesa ascesa, annuire, annuire nel nume, dove ogni passo brilla in avanti e s'avvivano le braci, i giorni santi, i diamanti della gioventù. Vecchiezza dunque, e l'intimo cavarsi a raso di paesi e paesaggi e staccarsi di fasi e di stasi e dire che all'ascolto s'addensa il non dire, che da un immenso eolo, dall'oltre celeste, lo sgomento. Entrate, geriatre, a mimare un al di là, come ho dimenticato e sprezzato, come ho leso e svergognato, come abbiamo noi tollerato che tutto fondesse nel suo difalcato, che voi e io e tutto fosse un dato e non ciò che si dà. Ora, promettere risorse estreme o grandi affreschi d'insieme, o l'innesto che dal mai qui preme, o la buriana che le sceme fosse in acqua e aera le supreme nullezze, agganciare catene di E, di O, ma di fatto lascio la presa. Non esorto alle storie, alle scienze, alle lingue. Indulgo e d'altro il mio stato faccio pingue. Torno nel giro delle lievi lusinghe, torno al brevissimo, che appena appena so non far fuori. Far fuori. Buonasera, benvenuti alla seconda puntata del Teatro del Lunedì. Saluto chi è venuto qui e ringrazio chi è venuto qui e saluto chi ci vede in diretta su YouTube. Abbiamo appena ascoltato una poesia di Andrea Zanzotto del 68, si intitola Possibili prefazzi o riprese o conclusioni. E ci sono questi accostamenti verbali, no, che sembrano quasi irrazionali. Casuali, in realtà sono degli accostamenti segrete per prendere in prestito le parole di Baudelaire, che appunto la poesia trova nella realtà, va a scavare nelle cose e continua, grazie a questo linguaggio che è un mondo in cui si costruisce, si decostruisce, si sperimenta. Così che appunto la realtà continui a parlare, è un'indagine inesauribile, quindi il linguaggio come potenza creatrice, ma anche distruttrice, ma anche che continua a indagare tutte le cose, no? E questi aspetti della poesia di Zanzotto ci sono tornati in mente quando abbiamo conosciuto i due artisti che adesso vi presenterò. E appunto quando ci hanno raccontato della loro arte, della loro visione del mondo, ci è tornato questo eco, questa allusione a Zanzotto che così vi abbiamo proposto come suggestione e speriamo che poi nel corso del dialogo, insomma, torni, e che si capisca meglio questa analogia, che abbiamo trovato noi, ma chissà se tutti la troverete, no? Allora, Brina Novara, è il duo artistico, costituito da Simone Novara e Giorgio Brina, che tra poco farò salire, e porteranno una loro opera, che esporranno qui nel foyer del Teatro Oscar, e è la prima opera di una serie, curata da Giuseppe Frangi, che invito a salire sul palco e a presentarci appunto questa
questa serie di lavori di diversi artisti emergenti milanesi. Buonasera Giuseppe, sì, sediamoci. Un applauso per Giuseppe Frangi, critico d'arte e presidente di Casa Testori. Vorrei appunto chiederti un po' perché hai deciso di proporre a Ibrina Novara per primi, appunto, di esporre una loro opera e così di presentarceli. Allora, grazie, buonasera a tutti, ciao a tutti. Beh, la cosa è molto semplice, che BNP sono molto reattivi, contavo anche quello. Quindi quando gli ho proposto la cosa, gli ho detto datemi una data, mi hanno dato la data. Però facciamo un passo, perché l'opera deve essere un'opera inedita, chiaro, no? Quindi arriverà qui un'opera inedita. Però vorrei fare un passo indietro, perché quando Luca Doninelli e Gabriella Levi mi hanno proposto concepire un percorso per quella vetrina che è molto bella, che si vede anche dalla strada, che è anche molto spaziosa, molto, come dire, molto impattante. Però l'idea che mi è venuta è un po' anche nelle corde di Casa Testori, quella di provare a farne una sorta di palcoscenico per nuove presenze che stanno segnando il mondo dell'arte, no? Quindi il pensiero di prendere degli artisti nati negli anni 90 e come dire, accoppiare dei curatori giovani. Infatti loro sembrano La loro presenza sarà presentata da Jacopo Prinetti, che è un curatore che lavora a Torino, all'OGR di Torino, quindi si sta facendo bene le ossa, giovane, no? Quindi sarà così, saranno sempre coppie di giovani artisti e giovani curatori che si presentano sulla scena. Quindi questo è stato un po' l'idea che con Luca e con Gabriele abbiamo messo a fuoco, e con Gianna, anche con Gianna, che sarà un po' il senso di questo percorso. Le opere staranno un mese e si alterneranno. E, diciamo, perché Brina Novara? Perché ho seguito sempre un po' il loro percorso, li ho trovati sempre molto coraggiosi, molto creativi, sono molto diversi da quello da quelli dei Brina Novara che io ho conosciuto la prima volta quando avevano esposto nello studio di un artista che è stato un po' per loro un riferimento, Matteo Negri, con delle sculture molto belle, molto pop, molto divertenti. Oggi poi dopo loro si sono messi a dipingere, quindi sono usciti, anche se restano poi in mentale scultori, e quindi li ho seguiti in questo percorso. Se volete, magari facciamo vedere delle immagini, così diventa Sì. un po' più concreta. Questa è un'opera con la quale hanno vinto un concorso molto importante, perché lo si trova nell'atrio d'ingresso del co-working di Covivio in Via Dante. Questo gruppo immobiliare francese aveva costruito questo grande co-working in una zona strategica di Milano. Ci aveva chiesto se potevamo presentare tre artisti giovani, e ciascuno ha presentato un progetto, loro hanno vinto. È un'opera, come dire, entra un po' già nel mood di quello che poi loro spiegheranno molto meglio di me e renderanno molto più chiaro, perché una delle qualità loro è anche la capacità di entrare e di razionalizzare anche il loro lavoro. E diciamo che qui si vede benissimo già il tema di questo rapporto che loro hanno con un capolavoro del 400 italiano, cioè le battaglie di Pauruccello, no? I cavalli e le aste, su cui si innesta per un'altra cosa moderna del Novecento, che è quel mare fatto a parquet, che è il mare dei bagni misteriosi di De Chirico, di una serie di grandi quadri di De Chirico degli anni 60. E quindi diciamo che questo innesto tra degli anni 30, scusate, e questo innesto tra contemporanei che sono loro, tra passato e novecento, è già ti dice che tipo di miscele loro propongono, quindi anche di curiosità intellettuale. Poi se si va avanti, credo che si vede un dettaglio, che vedete appunto questo tema del cavallo dipinto, tratto dalle battaglie di Pauruccello, che si innestano su questo mare di parquet di De Chirico. Andiamo pure avanti, questo per richiamarci un po', vedete il tema delle aste che poi troveremo anche nei quadri futuri, immagino lo troveremo anche nel quadro che adesso non lo vedremo, verrà svelato il giorno in cui arriverà qui, che immagino la ritroveremo, perché è diventato un elemento portante delle loro geometrie nella pittura.
Questa invece è una serie di quadri, vedete ancora, continuando questo laboratorio sul quadro, sul quel capolavoro, su quella serie di capolavori di Paolo Uccello, sono una serie di quadri che loro hanno presentato a Casa Testori lo scorso anno in una mostra curata da Davide Dall'Ombra, si chiama Curatela, era una serie di sette quadri in cui loro, paradossalmente, per dire anche il tipo di relazione, loro devono mettersi in relazione con un quadro di De Pisis, perché ci sono tre grandi quadri del Novecento e tre nuovi artisti che devono relazionarsi con questi grandi quadri. E loro, come dire, con molta ironia, di De Pisis hanno preso le misure della tela, solo quella, no? Quindi, e per di più l'hanno anche girata, perché De Pisis in orizzontale l'hanno messo in verticale. Quindi il rapporto con De Pisis si sono giocato su un elemento che sembra di tutto casuale, ma in realtà per un artista è fondamentale, perché la dimensione del quadro è una questione su cui l'artista consuma la sua battaglia, capito? Quindi non è semplicemente un elemento casuale. Così si va avanti, continua la serie dei quadri presentati a Casa Testori, andiamo avanti. Qui è un altro dettaglio, vedete? Ecco, vedete come la cosa interessante è come da quel tipo di pittura che sembrava dove la pittura era molto trattenuta, no? Quindi quello, il primo quadro, quello primo dittico che abbiamo visto, quindi era molto tenuto sotto controllo, quasi c'era un'ironia sulla pittura, perché sembrava una pittura un po' da illustrazione, da fumetto. In realtà qui, dopo poco alla volta, nel cantiere di Pirino Novara emerge questo aspetto di pittura liberata, diciamo, no? che rompe un po' lo schema e quindi fa irrompere qualcosa che adesso noi vediamo. Ecco questi quadri che sono stati presentati a fine 2021 in una mostra che hanno tenuto in una galleria di Torino, dove vedete ancora l'elemento purificato, proprio estremamente sintetico, delle aste e delle lance, delle punte delle lance, che comunque costituiscono sempre un po' l'architettura del quadro, e fanno, come dire, i punti su quali il quadro è incardinato, e su quel punto di incardinamento poi si sprigiona una libertà nuova, che è questa libertà pittorica quasi da action painting, sembra, no? Però molto anche lirica, molto libera e molto divertita, no? Si vede che si stanno divertendo su questa nuova esperienza. Penso che questa poi, in questo mood, ci sarà il quadro che arriverà poi qui al Teatro Oscar, nella vetrina. Questa è un'altra immagine della mostra di Torino. Quindi anche l'osare su grandi dimensioni, quindi anche questo è un aspetto molto interessante loro, cioè quindi di non temere di dover rischiare su grandi dimensioni. E questi sono quadri ultimi che credo non siano mai stati presentati, però ce lo diranno, che già svelano un po' il nuovo rapporto con un altro grande artista del passato su cui stanno in questo momento confrontandosi, che è un quadro di Bronzino. Ottimo. Eccoci. Grazie mille per questa presentazione. No, una cosa sola volevo dire, no? Che il senso di quello che stiamo che si fa di questo, sì, è anche l'idea di mettere gli artisti in relazione tra di loro, cioè che quindi quella vetrina lì sia un punto di incontro, no? Come è un punto di incontro con la realtà che fa il lunedì del Teatro Oscar, così, cioè, diciamo che questo luogo qui cresce, fa crescere loro, aiuta loro e cresce in sé nel momento in cui riesce a stabilire delle relazioni. Quindi il senso di questo percorso è anche costruire proprio delle relazioni, cioè rompere un po' il guscio di solitudine in cui a volte gli artisti restano un po' ostaggi. Va bene, grazie mille. Grazie a voi. Intanto, ringrazio Giuseppe Frangi per questa presentazione, che viene comunque da una stima, un'amicizia con i BNPU, per cui abbiamo proprio chiesto a lui, che li conosce da vicino, di presentarceli. Adesso invito invece Giorgio e Simone a salire sul palco. Un applauso di incoraggiamento anche per loro. Io ho cambiato poltrona nel frattempo per fare un piccolo balletto sul palco, così. Un sacco di cuscine, un sacco di... Allora, quello credo che basta, abbiamo finito. Per amore di simmetria, così tutte e due avete il filo. Proviamo. Facciamo partire i due microfoni col filo. Please. Ok. Ciao.
Ok, fantastico. Ciao. Buonasera. Ce l'abbiamo fatta, grazie di essere qui. Allora, innanzitutto partirei a farvi con questa domanda, legandomi a quello che ha detto Giuseppe sulla questione della relazione, no? Come rottura della solitudine dell'artista, e mi sembra che voi, innanzitutto con la decisione di costituirvi in un duo artistico, questa relazione l'avete, come dire, resa centro, no, del vostro lavoro e della vostra identità. Per cui vorrei chiedervi perché avete deciso di costituire questo duo, di lavorare insieme, e cosa vuol dire lavorare insieme, che valore apporta in più rispetto a lavorare da soli, e questo nome BN più, sono le vostre iniziali dei cognomi, con questo più enigmatico, se volete spiegarci come avete deciso il vostro nome anche. Allora, innanzitutto vi ringraziamo di averci invitato, e anche è stato bello il dialogo per preparare questo momento di incontro. Ringrazio anche Giuseppe perché riesce a sempre essere molto semplice e puntuale rispetto al nostro lavoro, quindi in realtà ci siamo preparati delle cose da dire, ma adesso volevo reagire alla palla che ci ha lanciato, perché mi sembra anche un tema molto attuale quello che ha messo in gioco Giuseppe. Allora, per legare assieme tutto, vorrei dire che noi lavoriamo assieme perché abbiamo sempre avuto un po' di timore nei confronti di noi stessi e della nostra individualità. Quindi nel momento in cui, anche prima Giuseppe diceva, legava la parola artista alla parola solitudine, la solitudine in qualche modo fa paura, ma nel momento in cui l'artista viene visto anche molto spesso come colui che arriva prima della realtà, impone la sua visione sulla realtà, e quando ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di lavorare assieme, era tutto tranne che questo tipo di problema, perché la nostra reazione in realtà è molto semplice e bambinesca. Vediamo una cosa, facciamo un sospiro, ci eccitiamo e iniziamo a lavorare. C'è una reazione di presa di posizione nei confronti della realtà, quasi che, poi abbiamo visto i maestri del passato, noi reagiamo spesso a dei capolavori della storia dell'arte perché ne siamo ossessionati dalla storia dell'arte, soprattutto perché ci sono dei capolavori indimenticabili, non riusciamo a capire perché sono intramontabili, e quindi notiamo delle sottigliezze, delle particolarità che appunto ci fanno eccitare, e allora dobbiamo subito in qualche modo reagire a quei residui di immagine che non sono le prime cose che vedi in un quadro che per noi è incredibile. Allora da quel residuo, da quello scarto, iniziamo a lavorare, da lì parte il nostro lavoro. Poi il nostro lavoro, lavorare assieme, significa che la cosa più facile e semplice è il fatto di avere di fianco una persona che ha uno sguardo sia immerso dentro il lavoro, allo stesso tempo immerso dentro al lavoro, ma anche distaccato, e quindi nel momento del dialogo è anche molto più facile risolversi dei problemi, ma capirli meglio. Questa cosa poi è diventata, l'abbiamo voluta sancire anche nella nostra formula di nome, che è BN più Brina Novara, e quel è semplice perché io sono Giorgio Brina, Simone Novara, Brina Novara, dovevi sintetizzarlo e fai BN. Molto facile, così diventa subito diretto, diventa proprio una specie di logo, slogan. E abbiamo deciso di aggiungere in più il più un giorno perché abbiamo sempre avuto un'attitudine alla collaborazione, alla transdisciplinarietà, non magari nel senso stretto della produzione di un'opera, ma nella voglia di poter dialogare con entità che non fossero strettamente anche magari legate al mondo dell'arte, motivo per cui siamo qua stasera, abbiamo accettato anche di entrare in relazione con voi che decidete di dialogare con tante realtà molto diverse. Mi viene in mente un esempio, dopo il primo, si parla sempre del Covid, quindi ne parlerò anch'io, dopo il primo lockdown duro, noi avevamo una mostra in programma a marzo, poi ci siamo chiusi in casa e quindi non abbiamo potuto farla a marzo 2020, l'abbiamo fatta a settembre 2020, e avevamo la voglia di reagire e di voler uscire dal nostro studio, e siamo stati invitati da un gruppo di amici che ha uno spazio a Roma, si chiama Spazio In Situ, delle persone travolgenti e anche molto, molto attive,
e ci hanno invitato a fare una mostra nel loro spazio e da lì poi abbiamo coinvolto nel catalogo anche Giuseppe e anche altri amici artisti a scrivere delle relazioni, non sul nostro lavoro, tanto sul nostro lavoro, ma anche delle relazioni che abbiamo intrattenuto nel periodo di produzione dei primi lavori che poi hanno portato a quelli che abbiamo visto anche con Giuseppe Di Paoluccello. Cioè, c'è stato un interesse nel entrare in relazione di nuovo con gli artisti che tendono magari sempre a chiudersi nel loro studio. Ovviamente questo non è un paradigma questo, ma noi cerchiamo di entrare soprattutto in relazione con chi ha la voglia di aprirsi anche al resto. Adesso il tentativo è sempre, dato che non si può magari andare all'estero, è difficile viaggiare, adesso si sta ricominciando, ma è difficile viaggiare da una città all'altra, il tentativo è quello magari di chiudersi anche con una sorta di provincialismo cittadino. E mentre ci era piaciuto quell'esempio, era stato molto forte, anche perché poi adesso a Roma si stanno attivando con questi spazi e con queste realtà fatte di artisti, e abbiamo tanti amici giù con cui ancora siamo in dialogo, ma perché il fermento e la voglia di non chiudersi nel proprio studio, ma relazionarsi con gli altri, abbiamo visto che è fondamentale. E questa è poi la cosa che facciamo noi di base tutti i giorni, per poterci poi relazionare anche con i maestri, cioè per poter condividere l'identità di qualcuno che è morto, perché ha fatto un quadro nel Cinquecento, devi poter anche distruggere e andare oltre tutta la scrittura che racchiude il lavoro dentro a delle regole. Per poter avere un rapporto fisico con Bronzino, con Paoluccello, devi avere la voglia assoluta di reagire a questo tipo di chiusura che poi rischia di essere lo studio. Sì, cioè se il nostro più è assolutamente programmatico dal punto di vista di relazione, se così si può dire. Il nostro interesse da sempre è stato, cioè, sia transdisciplinare da un lato, perché comunque ci è sempre piaciuto, ci siamo sempre divertiti facendo anche tante cose molto diverse tra di loro, ma soprattutto collaborativo. Tant'è vero che quando ci chiedono perché lavoriamo in due, la domanda a me mette sempre in paranoia, imbarazzo, paranoia, non ho ancora deciso, ma perché per noi è assolutamente naturale. Cioè, io mi ricordo perfettamente quando abbiamo deciso di lavorare assieme, ma il problema era fare gli artisti, non che fossimo in due, tant'è vero che poi ce l'ha fatto notare qualcun altro. Cioè, adesso non mi ricordo bene com'è andata, ma ho proprio la memoria del fatto quando ci hanno detto, ma ha lavorato in due? E ho pensato, ah già, cioè, era una cosa così naturale, cioè il nostro desiderio era fare gli artisti e questa era la forma con cui noi potevamo fare gli artisti, no? Volevamo fare gli artisti, potevamo fare gli artisti, ma la dinamica con cui noi ci siamo sempre comportati è sempre di una relazione, cioè il più è come spostare l'ago della bilancia, no? Cioè non è la relazione tra me e lui, quindi la mia posizione contro la sua, è proprio come dire, entrare sempre in relazione con un soggetto terzo, che sia un dettaglio di una cosa che ci ha interessato, che sia invece anche un rapporto, per esempio con Giuseppe, ma anche con che sia il curatore della mostra, per esempio Stefano Castelli con cui abbiamo fatto la mostra che citava prima Giuseppe a Torino, piuttosto che appunto questa idea del catalogo che lui mi raccontava. È sempre un problema di entrare in relazione, e paradossalmente per noi è quasi così normale che poi non so neanche spiegartelo. Cioè. Abbiamo sempre lavorato così, proprio antitetico rispetto alla situazione dell'artista. Forse gli artisti di per sé non sono proprio il nostro genere di soggetti a cui, come dire, l'artista, non siamo così autoreferenziali, per esempio, per cui io stesso faccio fatica, cioè ho sempre bisogno di un confronto con qualcuno per sapere se la cosa che sto facendo funziona o non funziona, se ha senso la cosa che dico, sì, forse sono più paranoico che altro, non lo so. No, ma mi sembra maturo da parte vostra questa ricerca di relazione con l'altro. Seconda domanda, che credo sia abbastanza condivisa da chi non fa arte, da chi non è un addetto ai lavori, uno studioso, no, di questo mondo così anche controverso, comunque enigmatico, strano, indefinito. Perché fare arte, in particolare pittura, scultura, nel 2021, quando apparentemente ci sono dei mezzi comunicativi più strategici, più efficaci, no? Cioè, per comunicare la pittura non è così immediata, il significato, il messaggio non arriva in modo così chiaro come un post di Instagram, come un film, come tante altre cose, no? Per cui, perché invece continuare a fare questo tipo di arte?
No, mi piace sentirti, vai, vai. No, beh, in realtà l'unica roba che mi viene in mente, cioè non c'è una risposta giusta a questa domanda, la domanda in realtà è molto complicata, ma l'unico motivo per cui, cioè per cui noi facciamo arte, quindi pittura, scultura, eccetera, eccetera, per cui noi abbiamo deciso di intraprendere questo genere di percorso lavorativo, eccetera, è perché ci piace. Cioè, onestamente, non mi viene difficile pensare che l'attività di fare l'artista sia di carattere strategico. Nel senso, chiunque si accorge che è ovvio che non sia proprio la cosa migliore da fare nella vita, soprattutto adesso, soprattutto perché fare l'artista più o meno è come ottenere il minimo risultato col massimo sforzo, quindi da un punto di vista strategico è zero. Quindi, diciamo, la vera risposta che ti posso, cioè proprio, perché lo facciamo? Perché ci piace, è quello che dicevamo prima, cioè noi volevamo fare gli artisti e abbiamo trovato questa forma, quindi abbiamo potuto farlo in questo modo, cioè l'idea anche di lavorare in due è proprio trovare un modo per dare senso al fatto che noi volevamo fare gli artisti. E infatti lo facciamo per questo motivo, cioè non c'è un valore di strategia e di comunicazione. L'altra cosa che in realtà è un tema molto più complicato, ma secondo noi molto importante, è il problema della relazione tra arte e comunicazione. Cioè, onestamente, come si può dire? È una cosa di cui dialoghiamo spesso, cioè su cui dialoghiamo spesso. L'arte, come noi l'abbiamo anche studiata, imparata, per come siamo stati educati in accademia e poi anche durante il corso di studi di architettura di Simone, l'arte non è comunicazione, cioè bisogna fare un distinguo importante, e ovviamente non siamo le persone più eminenti per sviluppare questo tipo di discorso, però ci sono dei passaggi anche nel corso della nostra storia che aiutano a capire questo tipo di distinzione tra arte e comunicazione, ma anche il motivo per cui vi ho detto ci piace farlo e non è strategico. Ad esempio, a me viene in mente, ma perché lo studiavo in accademia, viene in mente un libro molto bello di Luciano Fabbro, non è di Luciano Fabbro, ma si chiama Arte torna arte. Luciano Fabbro, che è un artista, uno degli artisti più importanti del secolo scorso, legato all'arte povera. C'è questa raccolta di lezioni che io in accademia studiavo col mio professore, che lui a sua volta fece tra l'80 e il 97 a Brera, perché aveva la cattedra di pittura, e mi è stato subito molto chiaro questo problema, cioè da che ho cominciato l'accademia. Se vuoi fare l'artista, devi fare arte, punto. Non per meno di questo e non per altre motivazioni particolari. Adesso questo sembra un'affermazione molto forte, però la questione è anche legata al nostro modo di guardare la storia dell'arte. Cioè, nel momento in cui prendi una vera opera d'arte, prendi Paolo Uccello, togli tutte le implicazioni storiche, culturali, politiche, cioè è una battaglia, è stata fatta per celebrare una vittoria di... è stata commissionata, è una battaglia, quindi ci sono dei cavalli e dei cavalieri, ci sono delle lance, delle spade, dei cocci sparsi sul terreno, ci sono degli alberi. Togli tutte queste implicazioni, alla fine, se rimane un'opera, allora è veramente un'opera d'arte. Sembra molto complicato e sembra che io stia dicendo che un'opera d'arte non deve avere implicazioni di alcun tipo. Questo non è assolutamente vero, è semplicemente una modalità che a me ha aiutato anche quando andavo in pinacoteca, mi fermavo davanti alle opere, o ancora adesso ci capita quando andiamo a vedere le mostre, ci fermiamo davanti alle un'opera e iniziamo a togliere. Più quando togli e svuoti tutto il pensiero che sta dietro comunque a una struttura che è stata generata nel corso del tempo davanti a un'opera d'arte, se rimane quella cosa che non ti puoi spiegare, che rimane indicibile, indescrivibile, è in qualche modo un'opera d'arte. E la comunicazione è funzionalità, per cui è molto precisa, molto chiara ed è funzionalità. L'arte non è funzionale, quindi può essere in qualche modo, diciamo, il nostro rapporto è cominciato così. Un altro punto che mi viene in mente, ma perché sono sempre questioni vive nel nostro dialogo in studio, è il fatto che l'opera d'arte non è in
in qualche modo non è una narrazione, no? E per questo c'è una persona, ci sono tante persone, una che a noi sta molto a cuore, che è Albert Oehlen, un altro artista incredibile, tuttora vivente, che fa dei quadri pazzeschi, e ci parla proprio di questo in un'intervista. Sì, sì, effettivamente lui in un'intervista, lui è pittore, no? Dice: la pittura non è narrativa, anche quando utilizzo degli strumenti che vengono direttamente dalla comunicazione, perché lui per un certo periodo ha utilizzato per esempio dei poster che prendeva e incollava dentro le tele, e queste poster sì, pubblicità del supermercato, cose qualunque. Quando uno prende una pubblicità e la mette su una tela, trapiantandola nello spazio pittorico, essendo questo un problema simbolico e di linguaggio, perde ogni carattere narrativo, e questa cosa qua è cruciale, perché il problema della pittura è un problema di linguaggio, e è una cosa che si tende a dare per scontata, perché diciamo un terzo passaggio che ci sembrava fondamentale è il fatto che oggi come oggi il mondo simbolico è come se non esistesse più, cioè non essendo più, per intenderci, nel Medioevo, non è che possiamo dare per scontato una forma del mondo, una forma della realtà simbolica. E quindi questo porta naturalmente a fare grande confusione, ma anche noi per primi, no? Tra il problema dell'arte e il problema della comunicazione, come se il problema dell'arte appunto fosse relegato a quello che è in grado di comunicare, ma alle sue anche sovrastrutture, cioè il problema critico, il problema di rappresentazione, il problema iconografico, che invece in qualche maniera risultano applicate come, non so, delle etichette per intenderci, non negative, però è come se non fossero un problema dentro la natura pittorica, perché appunto svuotandola di tutte queste etichette l'arte risulta irriducibile, no? E da questo punto di vista invece poter trovare una condizione come quella contemporanea in cui si può veramente lavorare su una pittura libera, su un problema di arte che è libera da responsabilità, libera da schematismi a tutti i costi, da regole preimposte, cioè, adesso che sostanzialmente si può fare quello che si vuole, si può dire, diventa fondamentale entrare dentro il problema del linguaggio pittorico, perché la pittura è valida, rimarrà sempre valida e ha una storia millenaria, perché è una realtà, cioè uno spazio che esiste, è uno spazio reale ed è uno spazio simbolico allo stesso tempo. E quindi uno deve riconquistare il valore simbolico della pittura, ma non sul piano appunto iconografico o di struttura impostata, ma proprio dentro il discorso di linguaggio che nella pittura si fa. Tutte queste cose che state dicendo, quando lunedì appunto abbiamo fatto una chiacchierata e vi abbiamo inondato di domande, no? Sia cioè, tutte le domande un po' che uno appunto si fa sull'arte, per cui cosa vuol dire, non capisco, poi voi siete partiti appunto da delle questioni teoriche molto interessanti, che si vede che negli anni uno pian piano capisce studiando, leggendo, cioè avete tantissimi riferimenti anche extra artistici, filosofici, cinema, musica, e poi è stato utile, oltre a questa diciamo teoria, no, che ci avete spiegato, però veramente sciogliendo delle questioni che a volte spaventano, cioè quando uno si approccia all'arte dice con timore reverenziale quasi: ah, non posso capire, ma non posso neanche chiedere, no? Invece poi voi ce l'avete sciolta, soprattutto facendo riferimento anche a delle vostre opere, cioè ci avete fatto proprio vedere, per cui vi abbiamo chiesto di portare stasera un'opera che vi rappresenti e che un po' sia summa di cosa vuol dire per voi fare arte, no? L'abbiamo proiettata qui e in particolare quando ci avete raccontato ci ha colpito molto tutto il legame con la tradizione, no? Che uno pensa magari, cioè uno che non se ne intende può pensare: a essere un artista contemporaneo vuol dire che devi sempre fare qualcosa di nuovo, devi provocare, devi non so, distogliere dalla noia, no? Cioè per fare il passaggio in più, per essere anche riconosciuto. Invece voi ci avete un po' ribaltato anche questa visione su tutto il rapporto che avete con la tradizione, e questo e altre cose sono uscite dall'opera, per cui se volete presentarcela è ancora più concreto e più chiaro e ci aiuta a capire. Prima di tutto mi viene da dire, noi spesso quando chiacchieriamo pensiamo di essere noiosi, quindi hai dato un aggettivo perfetto.
poi facciamo sempre parlare altri perché a un certo punto una cosa che a noi piace un sacco è che scopri sempre che c'è qualcuno che ha detto meglio di te quello che volevi dire e quindi perché non anche effettivamente dare voce alle questioni. A maggior ragione e entro poi a gamba tesa nel nostro legame con la storia dell'arte. Quest'opera che abbiamo portato questa sera, poi hai un titolo? Io sai che vado sempre a vuoto poi. Future extreme rainfall, more extreme than thirst fought. Ok, Chiaro. allora è abbastanza semplice in realtà, cioè il titolo, non il titolo di per sé, ma quando abbiamo iniziato a lavorare con la storia dell'arte in maniera più serrata, avevamo a un certo punto ci siamo svegliati un mattino, ci siamo chiamati e avevamo la preoccupazione di non essere abbastanza contemporanei, perché quando lavori con i morti diventa complicato. E dato che noi ci alziamo al mattino, mentre beviamo il caffè, leggiamo le notizie, quindi tu apri il telefono e ci sono delle notizie varie. E allora abbiamo detto, ma questo in qualche modo è la nostra contemporaneità, no? Aggiornarsi. Quindi ci siamo trovati in studio, abbiamo aperto il Guardian, che è un giornale inglese, e abbiamo detto cos'è che è più attuale, perché se lavoriamo col passato dobbiamo anche essere attuali, cos'è che può sancire il nostro essere contemporanei? Tema scottante, crisi climatica, e allora siamo andati su quella pagina e da lì abbiamo cominciato a prendere dei titoli randomici, perché in qualche modo tanto era complicato il lavoro che stavamo facendo sulla storia dell'arte, più semplice doveva essere e diretto il titolo per sancire il nostro rapporto con l'attualità e con la contemporaneità. In questo caso particolare, abbiamo detto, diceva, cioè, ha introdotto prima Giuseppe, stiamo lavorando con Bronzino, quindi questo abbiamo deciso di portarlo perché è uno dei lavori più recenti che abbiamo fatto, quindi perché non portare qualcosa di immediatamente vicino a noi per poter parlare anche per poter parlare di tutte queste tematiche e soprattutto perché il quadro che porteremo qua nel foyer del Teatro Oscar è parte di questa serie, non sarà, è parte di questa serie. Questo è un quadro di Bronzino, incredibile, pazzesco, che si chiama Allegoria del Trionfo di Venere. E noi siamo stati, cioè, non questo, noi siamo stati ossessionati da questo quadro, che è custodito alla National Gallery. Anche lì non capivamo bene perché, tolte tutte le Forse c'è implicazioni. l'immagine avanti. Non No? questo. Do questa. Esatto, questo qua. E siamo stati ossessionati perché non capivamo. Questo è un quadro molto, molto bello perché è un quadro elitario, è un quadro che è stato pensato dall'elite culturale fiorentina solo per la nobiltà. Quindi è una cosa che ci ha eccitato tantissimo perché è assolutamente pieno di riferimenti. Svuotandoli, a un certo Che punto, un abbiamo giorno, eliminato in modo del che tutto abbiamo eliminato, gratuito. sì, siamo stati molto aggressivi. Un giorno Simo mi chiede: ma perché ti piace questo quadro? Io gli ho detto: credo perché non abbia. Poi, sempre come diceva Giuseppe, siamo affezionati alla matericità e quindi alla scultura. Non ha in qualche modo non ha profondità, è tutto piatto perché è tutto manomesso. Lui sembra una specie di Bronzino, un piccolo ladro che manomette, distrugge con una capacità ovviamente tecnica. Per cui il quadro è anche incredibile e non riuscire a comprenderlo totalmente ci ha permesso poi di lavorarci su. E sempre per quello che dicevamo prima, la nostra necessità di condividere l'identità del quadro con cui entriamo in rapporto, della persona che abbiamo di fronte e del maestro del passato, cioè tagliare anche con l'accetta, in qualche modo distruggere la storia dell'arte. Ogni tanto pensiamo che vogliamo uccidere la storia dell'arte, in realtà non è così, ci piace tantissimo, ma poter in qualche modo manipolare e ricodificare l'opera è qualcosa che poi permette a noi effettivamente di ritrovarla nuova anche per noi. Tra l'altro, scusate, Bronzino, giusto per contestualizzarlo, probabilmente non tutti sanno, è È un manierista, manierista, sì, allievo, scusa, è giusto. il primo allievo di Pontormo, che a sua volta è un manierista fiorentino, che segue, diciamo, l'ultimo Rinascimento, sono quelli che hanno seguito direttamente gli sviluppi di Michelangelo, per intenderci. E voi siete un po' manieristi in questo senso, cioè mi sembra insomma, dire, una catena, cioè è curioso come voi riprendiate dei manieristi che a loro volta riprendevano, no? Cioè poi non è
credo questo è il punto per cui voi vi rifacciate i manieristi, però è curioso, no? Che ci sia questa catena di rimandi che sì. Avete quasi imparato un metodo, forse. Sì, l'esistenza di fatto storica del manierismo in parte conferma il nostro approccio, per così dire. Se torniamo sull'immagine del nostro quadro, voi vedete che c'è un riferimento diretto al quadro manierista, ma poi di per sé il quadro è come se avesse una completa autonomia, discutendo è come se il nostro obiettivo fosse di creare un'immagine ibrida, che sia da un lato un'immagine completamente autonoma, completamente stabile, completamente contemporanea, dall'altro lato che possa essere anche una sorta di nuovo codice di accesso al, diciamo, al maestro storico, quindi al bronzino che poi di fatto esiste nella carne del quadro, esiste nella fisicità del quadro con cui noi ci confrontiamo. E questa cosa qua è possibile dal momento che, appunto, come diceva lui, abbiamo questa sorta di tendenza a voler uccidere la storia dell'arte, ma non perché non la consideriamo importante, tutt'altro, no? È come se il nostro atteggiamento irriverente ci permettesse fino in fondo di entrare in rapporto con quello che vi dicevo prima essere il linguaggio della pittura, come se riuscendo ad immaginarsi una storia dell'arte senza iconografia, senza cronologia, senza cronografia, si potesse veramente entrare dentro un problema. Ma se ci fai vedere le due immagini dei due volti che continuano a comparire, ci è venuto in mente un esempio, perché altrimenti cioè già io sono complicato a me stesso, quindi immagino per tutti, ma l'altro giorno siamo andati a far vedere il nostro lavoro in una scuola per fare un lavoro, cioè per fare un progetto assieme, e ci è venuto in mente come fare a raccontare l'idea che le immagini riaccadono, cioè il fatto che appunto uno può leggere una continuità assoluta nella storia dell'arte, e c'è un libro incredibile di Hockney. Non per un problema formale, rappresentativo, ma per un problema che è interno, un problema linguistico, come diceva prima Simone, che è interno all'immagine, quindi non è solo un problema di riconoscere, giocare alle differenze, perché poi in qualche modo non ce ne sono veramente tante, quindi effettivamente la questione che mi interessa è il problema linguistico della pittura e non la sua, diciamo, rappresentazione o la tematica anche. Scusa. Beh, sì, effettivamente la cosa risulta abbastanza chiara da questo confronto. Questo libro di Hockney che si chiama Secret Knowledge, che è una lettura trasversale della storia dell'arte che a noi adesso non interessa, presenta nelle prime due pagine, cioè apri la copertina a sinistra e a destra, appunto il volto del Cristo Pantocratore di Cefalù, se non mi sbaglio, il catino absidale di Cefalù, quindi diciamo il Cristo nella mandorla di tradizione puramente gotica, un mosaico gigantesco, con tutta un'accezione particolare, anche con tutta l'implicazione religiosa dovuta del caso, e dall'altra parte un ritratto di piccolo formato fatto da Van Gogh, come potete vedere, di un soggetto che onestamente non so neanche chi sia. La cosa impressionante, che infatti ringraziamo Hockney che ha fatto questo confronto per noi, così ci siamo fidati, è che le immagini sono tanto diverse sul piano tematico, appunto di rappresentazione, critico, di finalità, eccetera eccetera, eppure sono identiche, cioè lo vedete, non so bene come spiegarmi, ma hanno lo stesso taglio, hanno la stessa statura, hanno la stessa struttura, ma una stessa struttura anche da un punto di vista tecnico, cioè hanno lo stesso modo di scavare la faccia, hanno lo stesso modo di approfondire lo sguardo. E adesso è irragionevole stare qui a pensare se Van Gogh aveva o meno in mente questo Cristo, perché anche se ce l'avesse avuto in mente ha fatto una cosa completamente diversa, no? Eppure c'è come se l'immagine continuasse a riaccadere. Allora, dentro questa dinamica qui, il nostro interesse, che vi dicevo prima, nel lavoro è proprio cercare di entrare in un rapporto fisico, non dico feticista, ma quasi, cioè la nostra ossessione per certi capolavori della storia dell'arte ci porta anche a una posizione, non so, etica, per cui il problema non è che uno deve fare qualcosa di nuovo a tutti i costi, il problema è quello dei manieristi, cioè il problema è gli stessi manieristi di cui parlavamo prima sono quelli che per primi hanno da un lato un'attitudine postmoderna e dall'altro sono i primi che si hanno una reazione quasi isterica, ma una reazione estremamente seria alla codifica dell'uomo imposta dal Rinascimento. Cioè, si potrebbero citare un sacco di cose, ma è come se oggi, che è già stato fatto tutto, il problema nostro fosse, come dire, di prendere consapevolezza, no?
di rendersi conto di cosa è importante, quindi questa attitudine che lui raccontava per cui vogliamo sottolineare alcuni aspetti che ci interessano. Per esempio, in questo ultimo lavoro, appunto, su Bronzino, sul corpo, eccetera, eccetera, per primi i manieristi, come dicevo, hanno rifiutato questo standard dell'uomo perfetto, dell'uomo completo, dell'uomo ideale del Rinascimento che è in grado di tenere tutto assieme, cioè tutta la realtà, tutto il mondo dentro la stessa visione, dentro la stessa dinamica di potenza. Noi manieristi per primi, ma stiamo parlando di 50 anni dopo, che erano dei pittori incredibili, quindi non è che hanno sbagliato, hanno fatto apposta, propongono delle figure distorte, smontate, non continue, no? E noi abbiamo in qualche maniera, volendo entrare in rapporto con questa cosa, rilavorato su questo problema, non solo appunto di metodo formale, per cui appunto come se fossimo dei postmoderni, quindi manierista come se fosse un postmoderno ante litteram, ma anche su un piano concettuale. Infatti abbiamo portato un ultimo esempio per capirci meglio. Questi qua sono dei dettagli in cui vedete che c'è una sorta di affinità direttissima col quadro, ma allo stesso tempo è come se il dettaglio non fosse in grado di completarsi, no? Questa idea che ci stavamo raccontando in questi giorni, per cui è come se la mano, che dovrebbe essere in grado di chiamare un corpo, che dovrebbe funzionare come una classica sineddoche, in realtà funziona come una sineddoche negativo, cioè lo spazio residuale di pittura che possiamo considerare astratto non è più uno spazio di possibilità, diventa uno spazio negativo svuotato dell'unica cosa che la mano vuole richiamare. Quindi è uno spazio che ha perso il corpo e quindi non potrà mai ritornare ad essere corpo. E quindi è come se in qualche maniera avessimo tentato di accentuare la frammentazione, ma anche l'aspetto cadaverico della cosa, cioè come se avessimo tagliato una mano a qualcuno che non ha niente di divertente in realtà. Però è come se, non so, è parodico da un certo punto di vista, ma allo stesso tempo drammatico. Lavorare su un cadavere che non riesce a tirarsi insieme, ma allo stesso tempo farlo con anche dei colori particolarmente gioiosi, dove il problema, appunto, è un problema di pittura, cioè è lo spazio della pittura che avrebbe avuto la possibilità di essere qualcos'altro, invece voleva essere un corpo, ma non può. E come ultimo esempio, appunto, abbiamo portato un riferimento, vabbè, questo è un riferimento famosissimo, però ci interessava molto sulla questione dell'incapacità di adattarsi a uno standard. Prima vi dicevo che io sono paranoico, ma il problema è abbastanza attuale, no? E Bruce Nauman, che vedete nella fotografia in un lavoro celebre che poi ha portato avanti per 60 anni, no? No, 40 anni, adesso non mi ricordo, che Walk si with chiama, contrapposto. esatto, Walk with Contrapposto, hanno appena fatto una mostra bellissima a Venezia. E adesso è inutile entrare nella dinamica di tutte le sue soluzioni formali e di tutte le sue ricerche, però la cosa per intenderci è che lui ha fatto tutto un lavoro in cui dice camminare con il chiasmo, no? Quindi lui doveva camminare mantenendo la posizione chiastica, che è la classica posizione del canone greco, che poi è appunto ripreso cioè nell'ambito rinascimentale, poi di conseguenza, come dire, da Rivoluzione francese, cioè l'idea di classicismo per cui sostanzialmente tu devi avere, cioè la regola geometrica o anatomica, non so come dire, è che tu devi mantenere, cioè si mantiene nella posizione a chiasmo una sorta di X, per cui c'è la stessa inclinazione uguale opposta dell'asse che corre lungo le spalle e dell'asse che corre lungo il bacino. Quindi, come vedete, il bacino è inclinato in modo uguale opposto alle spalle. Il problema è che lui, in modo parodico, perché non riesce a camminare, ma anche veramente tragico, e non riesce a fare questo tipo di attività. E quindi la cosa che dovrebbe essere la più grande cazzata del mondo, la cosa più banale di tutte, risulta essere una cosa impossibile. E quindi fa riflettere, ed è una cosa di oggi, secondo me, estremamente drammatica, cioè di come quello che si dava per scontato, cioè di quello che si è sempre dato per scontato, cioè il canone classico, cioè la statua, l'idea di perfezione, l'idea di bellezza, che è una certa idea di cultura, di fatto è del tutto inadatta rispetto alle esigenze di un soggetto, no? Cioè l'uomo idealizzato, appunto, il classico uomo rinascimentale, poi strumentalizzato, nella storia successiva. E i manieristi, appunto, per primi dicono: ma questa soluzione è impossibile, cioè noi non riusciamo a rientrare nella pretesa che è stata fatta, come se fosse una sorta di violenza che, tra l'altro, la classica di cui si parla, no, tanto, no, giustamente, la cultura, diciamo, dell'uomo bianco occidentale.
è come se fosse lesiva innanzitutto a se stesso, cioè lo stesso strumento, gli stessi canoni, le stesse imposizioni di questa cultura, che poi è la nostra di fatto, sono innanzitutto distruttive per noi stessi. E quindi questa idea questa ansia di dover difendere a tutti i costi, la necessità di tenere tutto assieme, per noi per primi è generata una sorta di paranoia schizofrenica, cioè per cui in realtà noi più cercavamo di tenere tutto assieme, più ci si è smontato tutto. Allora a un certo punto abbiamo capito che tutto il nostro lavoro diventava positivamente una denuncia, mi sembra esagerato, ma un'affermazione di questo negativo. Cioè del fatto che in realtà siamo tutti smontati, cioè come dire che è un problema di essere rimasti smontati, no? Dove la nuova formalizzazione di un'immagine storica oggi non può che accentuare quello che è la situazione in cui ci troviamo. E per questo l'idea che non è che uno può fare per forza una cosa, cioè fare una cosa nuova in un momento in cui è stato fatto tutto è anche morale per quanto mi riguarda, cioè non c'è la responsabilità etica oggi di fare arte, citando Adorno eccetera eccetera, è una presa di consapevolezza, cioè è veramente una responsabilità etica. Allora non può essere la guerra del nuovo, ma è il problema di capire cosa vale. Avete detto tantissime cose. Un aspetto che era uscito nella nostra chiacchierata, che anche adesso ricorre, è l'aspetto dell'enigma, dell'alterità. Mi spiego. Un po' abbiamo intercettato questo tema subito, ci ha colpito, no? Incontrandovi, perché è un po' quello che noi ci siamo posti come obiettivo, ma più che obiettivo come metodo, cioè che preparando questi incontri e andando a conoscere diverse persone che intuiamo come interessanti su un tema che ci interroga, che ci provoca, poi però c'è sempre lo scontro, incontro con un'alterità, no? Cioè, e questo però non... abbiamo cercato di reagire non cercando, come dire, di riportare l'altro a quello che noi già conosciamo, che è una tendenza che tutti un po' abbiamo, no? Cioè, da sicurezza, il dire, ok, incontro te che sei diverso, però in qualche modo ti riporta delle categorie sicure, no? E questo usciva nel discorso con voi perché a un certo punto io vi chiedevo, ma nel momento in cui io vedo un'opera particolarmente contemporanea, no? E non la capisco, perché non capisco i riferimenti che ha, perché non so la storia, perché non so la biografia del pittore, eccetera, eccetera, mi sento in qualche modo respinta dalla sua alterità, cioè è altro da me, non lo conosco, e questo mi respinge. Per cui fino a dove io posso chiedere, spiegami, cioè rivelati, torna alle mie categorie perché io ti possa conoscere in qualche modo possedere. E voi mi avete risposto una cosa, cioè che l'enigma... in realtà può non respingere, ma in realtà avvicinare, no? Cioè può diventare veramente il luogo privilegiato, l'enigma, in cui si può conoscere in un modo nuovo, cioè non prestabilito. Se così volete ridarci questa suggestione, perché a me va preso molto, così per concludere, per riallacciarsi un po' al fil rouge dei nostri incontri. Sarò molto pragmatico perché è un tema molto vasto, quindi cerco di essere molto... Che, scusami, unica cosa, questa cosa ricorreva sia nell'alterità di voi due, no? Cioè nel vostro rapporto, per cui il rispetto per l'alterità dell'altro che diventa un plus, diventa quel più, e verso tutto ciò che entra di nuovo nella vostra coppia, sia verso i maestri, no? Che rimangono comunque enigmatici continuamente da riscoprire. Scusa, volevo... A me piace farmi respingere. Se rispondi tu, a me piace farmi respingere. Ok. E noi parlavamo di De Chirico l'altra volta, e quindi la frase che hai trovato nella nostra bacheca di studio, che poi è presa dal suo quadro, che è qui da Mabonisi, quod enigma est, quindi parafrasato, cos'è che potrò amare se non l'enigma? E io ti ho detto, la prima volta che ho visto quel quadro ero piccolo e ero rimasto stravolto e da quel quadro non sapevo cosa volesse dire quella frase, quindi se
il gioco è allora io devo conoscere tutto di un'opera per poterci entrare in relazione, sono in qualche modo sono già fregato. Anche solo il fatto di aver intuito delle parole, poi non conoscevo il latino, tuttora non lo conosco, ho scoperto cosa voleva dire quella frase perché avevo bisogno di saperlo, quindi io sono andato a cercarmela, ho preso una sorta di iniziativa sull'opera e a quel punto ci sono entrato dentro. Quindi la questione è, di cui abbiamo anche parlato questa sera, che è fondamentale, che il tentativo, ogni tentativo in qualche modo di spiegare. Poi un'opera d'arte è fatta, abbiamo visto, di tanti livelli, no? Anche cioè esiste il titolo, esiste un ingresso visivo, ma il tentativo di spiegare porta sempre con sé una chiusura della formula. Cioè quasi mi viene da pensare, se ho spiegato una cosa a parole, perché dovrei fare un quadro in cui tuttora anch'io non capisco niente? Cioè, è come se fosse un circolo vizioso per poter continuare a fare quello che facciamo. Cioè, se io e lui ci fossimo già spiegati nel nostro rapporto, non avremmo più nulla di cui parlare, che ogni tanto sarebbe meglio, però la questione per poter è una necessità. Cioè, è una necessità, come dicevamo prima, perché soprattutto perché siamo fatti io e lui in maniera tale per cui non riusciamo a generarci delle condizioni di agio e di comodo, cioè dove c'è qualcosa che è incomprensibile, in qualche modo ci troviamo sempre coinvolti, ma in tutte le cose assurde che ci succedono tutti i giorni in studio, con anche persone terze, diciamo c'è sempre questo tema che a un certo punto entra qualcosa da fuori e quindi poi scopri che hai capito qualcosa in più sul lavoro, come è stato questa sera, no? La lettura puntuale, specifica e molto chiara di Giuseppe che mi ha fatto ripensare prima di salire sul palco una cosa che volevo dire, invece poi ne ho detta un'altra. E quello che apporta l'enigma in questo caso, no? È l'unica cosa che poi può tenere viva anche la voglia di fare un lavoro come abbiamo detto, con i morti, che poi diciamo con la storia dell'arte. Non so se. Sì, forse l'unica cosa che mi viene in mente, cioè non ho una soluzione alla tua domanda, però anche la natura del tutto di cui parli, cioè il tutto che tu devi conoscere per entrare in rapporto con l'opera d'arte, bisognerebbe bene capire di che tutto si sta parlando, no? Prima parlavamo di etichette, poi noi siamo un po' aggressivi, ma cioè, tutti quegli cioè, nella misura in cui uno è in grado di spostare l'attenzione rispetto all'opera d'arte su un problema veramente dell'opera d'arte, sulla sua struttura, sul suo linguaggio, sull'opera d'arte in quanto tale, tutto quello, come dire, che tu puoi aggiungere diventa utilissimo, perché non fa altro che aiutarti a specificare, a approfondire, c'è cioè una critica finalizzata è un capolavoro, no? Il problema è che tu ti stai interessando dell'opera d'arte e la giustificazione critica non è sufficiente ad esaurirla, altrimenti non avresti l'opera d'arte. In realtà l'ho detta come se fosse una cazzata, ma è un casino. Però forse così si capisce un po' di più. Grazie mille, ci avete aperto 3.000 file, 3.000 domande, e quindi vi ringraziamo intanto di essere qui. Grazie a Un voi. bel Grazie applauso. a voi, grazie. Grazie. E chiudo con degli avvisi riguardo al Teatro Oscar, che ringraziamo perché ci danno questa possibilità di conoscere e poi di avere un luogo fisico, no? Dove incontrarsi. E il Teatro Oscar prosegue con il ciclo dei non compleanni, il compleanno di Pasolini, in particolare Pasolini e il cinema, giovedì 10 febbraio, guidati da Sandro Lombardi e Luca Doninelli. E poi giovedì 17 febbraio, sempre Pasolini, gli editoriali con Luca Doninelli e Marco Imarisio. Noi invece ci rivediamo tra 2 settimane, quindi lunedì 21 febbraio, con Walter Siti e Filippo Pennacchio per parlare dell'enigma in letteratura con l'alterità. Insomma, si sta creando questo fil rouge tra in realtà persone e temi e storie diverse, per cui siamo sempre più gasati. Va bene, grazie mille di essere venuti e a chi ci ha seguito, grazie anche per la pazienza della diretta, eccetera. Vieni.